La Habana, la capitale della Repubblica di Cuba, è l'avatar che nel gergo del web sta a significare un'immagine scelta per rappresentare se stessi in una community. Dall'unione di queste due parole nasce Havanatar, che è il titolo del progetto di Luca Rebecchini. Luki, nickname con cui l'artista firma le sue tele, dopo essersi affermato come fotografo professionista, inizia a sperimentare la fotografia in ambito artistico, creando progetti in cui mescola i linguaggi della ricerca di nuovi immaginari. Punto di partenza per la sua personale, ospitata fino al 12 giugno alla Galleria Interno 22 di Palazzo Taverna, sono gli scatti realizzati a L'Avana. Immagini da cui traspare l'esperienza umana e sensoriale delle persone, delle scene vissute, delle automobili, dei muri e dei colori. È uno scatto che nasce in analogico, in pellicola. E lo porto in digitale, lo rielaboro digitalmente e poi lo trasferisco su questa tela Yuta. Tela di Yuta sulla quale dopo rintervengo con il colore ad acrilico e intervengo con tutta la lavorazione, che può essere o dell'alluminio o della tela, degli strappi. È un cercare di trasferire quanto più possibile questa filosofia, proprio di questo stile di vita dei cubani, che hanno quest'arte di arrangiarsi che è incredibile. Havanatar è un limbo narrativo che l'artista replica con rappresentazioni soggettive ma speculari rispetto al vero. Permane la riconoscibilità dello scatto fotografico, la tensione meccanica del riprodurre che fissa la memoria di un'esperienza. Al contempo, le azioni pittoriche e materiali concreti aggiungono il pathos di un percorso interiore, una geografia emozionale in cui l'autore mette il contrappunto dell'interpretazione, della sensazione, della propria storia sopra una vicenda più o meno lontana. Havanatar è l'esperienza umana che si imprime su una memoria vissuta, un viaggio interiore che si plasma attorno al viaggio reale.